Le mascherine anticontagio scarseggiano e l'Italia non ne produce a sufficienza, spesso dovendo attendere i mercati esteri. Il Veneto ha iniziato a fabbricarne un modello usa e getta, ma pare che il prodotto non abbia alcuna efficacia. Nella conferenza stampa di ieri, il presidente abruzzese, Marco Marsilio, ha affermato che per sopperire alla mancanza di materiali occorre riconvertire le aziende. La Wimpac SRL di Alba Adriatica, che normalmente produce sacchetti di tessuto, da qualche giorno produce circa 1000 mascherine al giorno, anticipando la politica così di propria iniziativa. Noi abbiamo anticipato per esigenza, inizialmente personale, diciamo aziendale, e poi vedendo in giro che effettivamente è una vergogna che in Italia non ci siano le mascherine, quando la manifattura italiana è al top, quindi abbiamo deciso di farlo perché è un prodotto molto semplice, semplicissimo rispetto a quello che facciamo noi in genere. Si tratta di due tipi di mascherina in doppio strato di cotone ecologico. Secondo il produttore sono lavabili e resistenti, quindi a differenza di quelle usa e getta comportano un risparmio economico e soprattutto hanno un minore impatto ambientale. Le mascherine sono poi distribuite a costo di produzione, senza alcun guadagno. Noi inizialmente abbiamo pensato di farlo per il nostro territorio, quindi Val Vibrata, zona Teramo, Ascoli. Ovviamente siamo in contatto con qualche struttura per la distribuzione, perché sennò dovremmo noi stessi andare in giro a consegnarle, cosa che è molto difficile. Possiamo farlo solo noi perché le persone non si possono muovere da casa, quindi dobbiamo esporci noi. Lo facciamo, però se ci fossero dei gruppi di acquisto, magari delle strutture dove appoggiare, almeno lì si potrebbe distribuire meglio. Adesso andiamo via mail per i bisogni di persone individuali che stanno a casa, stiamo facendo delle consegne noi personalmente. La burocrazia però pare rallentare la riconversione delle aziende. Seppur non siano mascherine sanitarie, l'azienda di Alba Adriatica ha contattato l'Istituto Superiore di Sanità per avere il via libera, ma finora non è giunta alcuna risposta. Abbiamo già scritto, abbiamo mandato la scheda tecnica del prodotto e del tessuto per avere una preautorizzazione comunque, nel senso non vogliamo fare niente di abusivo e fare tutto in regola. Ancora ci devono rispondere. In Abruzzo non solo la Wimpac ha deciso di riconvertire la propria produzione per fabbricare dispositivi di protezione individuale. Ad Oricola, nell'Aquilano, dalle prestigiose camicie e la mura vengono ricavate circa 2000 mascherine al giorno che vengono poi distribuite in tutto il centro Italia.